Patrick Ciurria, la serata perfetta qui a Legnano, prima doppietta in carriera, record di reti 8 e vittoria importantissima, cosa chiedere di più? Sì, hai detto benissimo, serata perfetta, sono contento soprattutto per la prestazione, per la vittoria della squadra, perché era veramente importante e anche a livello personale sono contento. Riviviamo un po' i tuoi due gol, bisogna dare merito anche ai due assist. Sì, no, sul cross, sul primo gol ho visto la palla che stava andando in testa Seba e non aveva la forza per concluderla direttamente in porta e ho visto che la poteva mettere lì, ho scommesso su quello spazio e la palla è arrivata, è andata bene. Sul secondo, sulla riconquista, ho visto Roby che eravamo in superiorità numerica, Seba a destra, Roby in mezzo con la palla che puntava, mi sono aperto e Roby è stato bravissimo a puntarlo fino all'ultimo e poi a servirmi, diciamo, un cioccolatino. Quando partite tu e Roberto Tomarini, insomma, sì, c'è intesa. Sfida chi corre di più. Esatto, e poi c'è intesa, Roby è un giocatore intelligentissimo, forte, quindi ci capiamo. A chi dedichi questa doppietta così importante? Questa doppietta la dedico alla mia famiglia, un gol al mio nipotino, un gol al mio cagnolino. Chi si chiamano? Mattias e Cesare. Mattias, nipote, Cesare, un cane. Nelle ultime tre gare, 3 gol e 2/3 assist. 3, dai, diciamo 3, prendo anche il terzo. Qual è il segreto in questo momento così positivo? Insomma, stai bene? Sto bene, sì, sto bene fisicamente, mentalmente. Il segreto è di giocare ogni partita come se fosse una finalissima e di avere tanta fame, di non accontentarsi mai, di puntare sempre al massimo. Anche perché arrivato a 8, insomma, bisogna continuare così in questo finale. Sì, cercherò di arrivare in doppia cifra, farò di tutto per provarci ad arrivare. A partire da martedì, una partita speciale, insomma, perché giocherai a casa tua, ecco, si gioca a Reggio Emilia, ci sarà dell'emozione? Beh, sicuramente sarà una partita particolare, ci sarà dell'emozione e sarà un'altra finale, perché è una partita importantissima. Già da domani pensiamo alla partita contro la Reggiana e a prepararla al meglio. Anche perché la vittoria di oggi probabilmente vale il doppio, triplo, ma Pordenone si può fermare sul più bello. Esatto, sì, vale tantissimo, però come hai detto te non ci possiamo fermare, abbiamo preso fiducia dopo questa partita perché siamo una squadra forte, l'abbiamo dimostrato nel giro di andata, poi c'è stato un calo, ma capita a tutte le squadre. Da domani testa alla Reggiana.